Poi c'è l'antitrust, poi col regolamento 261 provvisoriamente abbiamo detto vabbè, ci pensa l'ENAC che erogherà le sanzioni, col dato ridicolo che su 5 milioni di sanzioni erogate le somme incassate dall'erario sono 220 mila, perché siccome esiste poi il giusto procedimento, la sanzione viene irrogata, poi viene impugnata, si tira in lungo, si aspetta e nel frattempo non si paga. Sapendo questo è evidente che qui il valore deterrente della sanzione tende a diminuire. Allora io penso, e lì la Commissione dei Trasporti un'ennesima volta ha fatto un pregevolissimo lavoro perlustrazione di questa nube per cercare di chiarificarla, e noi speriamo che a settembre insomma, no, si prenda qualche decisione in ordine a questo. Io personalmente penso che l'unica vera autorità debba essere l'antitrust, che deve avere anche i compiti di intervento per esempio in questa materia per quanto riguarda la fissazione delle tariffe aeroportuali, lasciando all'ENAC i compiti di vigilanza e di cooperazione attiva che l'antitrust non può fare, al di là dell'ottima collaborazione che c'è tra una realtà che è una vera autorità e un'altra cosa che ancora non si è capito bene se è una succursale del Ministero, se è invece un'autorità, se è un'agenzia alla quale, voglio dire, poi di fatto tendiamo a dare un potere che non ha, basandoci solo su un valore un po' astratto ma al quale io credo, che è quello dell'autorevolezza, che va al di là dell'autorità. L'autorevolezza però si basa sulla capacità di intervenire puntualmente e di mantenere uno standard di giudizio e di qualità che è difficile da tenere in una situazione di difficoltà economica. Finisco per quanto riguarda la nube. Io penso che dato quel contesto normativo noi non potevamo fare che quello che abbiamo fatto. Penso anche che è ridicolo che per prendere una decisione i ministri europei ci debbano mettere 5 giorni quando si tratta di emergenza, che sarebbe bene che ci fosse un comitato per l'emergenza. Penso anche che un'industria così strategica abbia bisogno di un contributo ogni tanto, gli americani lo hanno fatto, non si capisce perché non si possa fare anche in Europa, se vogliamo tenere la strategicità di questo settore. Penso infine che anche grazie al contributo italiano, che aveva già avuto esperienza di nube vulcanica con l'Etna, sia stato un progressivo aggiustamento di tiro, per cui al di là di quello che è accaduto l'altra volta, la prossima dovremmo essere più preparati. Giustamente a Berlino è stato detto dall'amministratore delegato d'Air France, beh, insomma, si sono spesi troppi soldi per fare un'esperienza. Però io capovolgo la questione e dico, chi aveva la responsabilità di decidere non poteva che basarsi su quei modelli matematici, perché l'alternativa sarebbe stata drammatica. Infine, per quanto riguarda i diritti dei passeggeri, io faccio una considerazione, mi riallaccio a quello che ho detto prima. Un settore che spesso rischia la sopravvivenza può davvero garantire questa ampia gamma di diritti che sono stati pensati per compagnie di bandiera sostenute dallo Stato, che quindi avevano la possibilità di avere le spalle molto più coperte di quelle che hanno adesso le compagnie? È pensabile che anche in casi eccezionali come la nube vulcanica si debba appunto dare un ristoro così ampio, quando magari si è pagato un biglietto, che è un biglietto scontatissimo da low cost? Lo lascio lì perché non è compito né nostro né neanche del Parlamento nazionale, che però può suggerire al Parlamento europeo che conseguenze drammatiche ci sarebbero da un ulteriore crollo del sistema in questo momento, perché resteremmo, diciamo, come stiamo restando senza trasporto aereo. Se il France fa 1,5 milioni di perdite non dovute alla nube e perfino Lufthansa è in difficoltà, e la Grecia ha la sua compagnia di bandiera fallita, e le low cost come Ryanair sono così aggressive e propongono anche cose folli come quella di viaggiare in piedi, e nessuno si alza a dire è una stupidaggine, perché tutti abbiamo paura, perché insomma, è una grande solenne imbecillità la quale serve solo a giustificare la propria aggressività commerciale. Non è pensabile dire alla gente, soprattutto ai ragazzi, potete viaggiare anche a 5 euro come se i costi di questo sistema non ci fossero. Non si può più chiudere gli occhi, perché se perdiamo il trasporto aereo abbiamo perso il diritto alla mobilità. Grazie. Il professor Riggio ha lanciato, come abituale, molti messaggi, molte provocazioni. Ora...